Marco. Elena Lamberti, responsabile casting, ma anche una delle protagoniste di questa fiction, ma anche scrittrice. Sì, ciao, io sono molto contenta di aver preso parte a questo progetto perché per la prima volta si dà spazio a 360 gradi ai giovani, trattando un tema che oggi è molto importante, cioè quello della potenzialità dei giovani di riuscire a realizzare dei sogni. Siamo in un momento, diciamo, di crisi, dove la parola d'ordine appunto è questa, e molte volte soprattutto i giovani ragazzi trovano difficoltà a mettersi in gioco e a voler realizzare delle cose, e quindi in questa fiction appunto viene spiegato come, credendo nei propri sogni, come mettendo impegno e determinazione, si può riuscire ad ottenere un risultato. E questo è quello che spiego anche nel libro Amare e Potere, che poi viene ripreso appunto nella nostra fiction, dove appunto per amore intendo il fatto di mettere impegno e determinazione. Quindi il messaggio che vuole passare sia attraverso il mio libro sia attraverso questo lavoro è proprio quello di darsi da fare e che appunto credendo nei propri sogni si possono ottenere dei risultati. Sicuramente lavorare con tanti giovani è una bella soddisfazione, ruolo un po' di produttore, di coordinatore. La cosa più bella che le è capitato durante questo periodo di preparazione per questa fiction? La cosa più bella è lavorare, come tu hai detto prima, lavorare con i giovani attori, tra parentesi non professionisti. Per me è stata la cosa più importante in questa fiction di Gold Star, è lavorare con i giovani, anche se comunque nella fiction ci saranno anche dei professionisti come Liana Lamberti, Guerriero, De Filippis, ce ne saranno tanti altri. Il lavoro che lei ha svolto, qual è stata la cosa invece più difficile? La cosa più difficile è mettere in opera una macchina molto pesante per me, una macchina che comunque non è stata una macchina molto facile, perché agli inizi ci chiedevamo poco, poi alla fine ho avuto delle coproduzioni che io ringrazio, come Paciello e come Max Film, che comunque hanno creduto in questo progetto e hanno detto ok, vai avanti, e sono andato avanti. Quando uscirà, dove sarà distribuita? Uscirà, spero, per maggio, massimo giugno, inizi di giugno. Uscirà in molte TV campane, una televisione che si chiama Italia TV, la prima televisione che sicuramente faremo la prima puntata, però io spero anche che comunque questo prodotto ci sia una vasta gamma di televisioni che lo vogliono. Una delle protagoniste femminili, insomma, qual è il tuo personaggio? Allora, io interpreto il personaggio di Pamela, che è una ragazza comune, semplicissima, solo che viene perseguitata da una persona che si scoprirà poi man mano chi è. Questo essere seguita, perseguitata, la porterà ad iscriversi ad una palestra, quindi una scuola di arti marziali, e da lì scoprirà la sua vera passione, un'ambizione di vita appunto nelle discipline delle arti marziali. Poi il resto lo sarà scoperto man mano. Comunque il personaggio più o meno è questo qui. Invece lei è uno dei personaggi maschili, insomma lei ha al volto un po' da quello cattivo, insomma, o mi sbaglio? No, allora effettivamente non si sbaglia, perché mi viene sempre assegnato un ruolo da cattivo, invece questa fiction no, sono bravo, sono buono. All'inizio sono un garzone di una pizzeria, un ragazzo che porta pizze a domicilio per problemi, per sopravvivere in questo periodo di crisi, che poi invece la mia ambizione è quella di diventare un cantante, come infatti è arrivato ad un certo punto di questa fiction, io decido di spogliarmi da questi abiti da pizzaiolo, che non mi si addicono affatto, per diventare un cantante, un cantautore, e mano a mano si vedrà il mio crescere artisticamente fino alla fine della fiction, che poi ci sono delle cose che ovviamente non posso dire qui, noi svegliamo tutto.